l'occasione, ma i recenti gravi atti che risultano da lei compiuti entro i nostri stabilimenti. Le comunichiamo che a titolo cautelativo il suo rapporto di lavoro è sospeso ad ogni effetto con decorrenze immediate fino all'esito degli accertamenti suddetti. Distinti saluti. Quella alla quale stiamo assistendo in questi giorni è una contrapposizione tra due modelli. L'uno che si ostina a proteggere il passato e l'altro che è deciso di guardare avanti. La Fiat denuncia alla magistratura altri 50 operai e attivisti sindacali. Non siamo più negli anni 60. Non è possibile gettare le basi del domani continuando a pensare che ci sia una lotta tra capitale e lavoro, tra padroni e operai. Questo padronato vecchia maniera, questo padronato che parla così spesso di anni 70, ma sembra fermo agli anni 30, se scendesse per strada in certe ore in una città qualsiasi, ecco che forse scoprirebbe il... Una nuova rinnovata volontà, quella cioè di difendere e realizzare, far realizzare completamente le conquiste acquisite con il contratto, riaffermando il nostro impegno a respingere con ogni mezzo ogni azione repressiva. Quindi inammissibile tollerare e difendere alcuni comportamenti come la mancanza di rispetto delle regole e gli illeciti che in qualche caso sono arrivati anche al sabotaggio. Quando è così, c'è poco da trattare. Che sta succedendo? Qua noi siamo seri, abbiamo voglia di lavorare, gli unici che non sono seri e non hanno voglia di lavorare, vogliono andare per altre strade, sono loro, non noi. E tutto diventa... Loro bisogno. Chi comanda? Pretendono l'impossibile. Cioè, noi la volontà di lavorare ce l'abbiamo, sono loro che forse vanno oltre i limiti proprio fisici, umani, della persona. Infatti si sente comunque parlare di... cioè che vogliono i 18 turni, 100 ma noi li abbiamo già di... fatti i 18 turni, sappiamo cosa significa, significa non vivere più, non è più la famiglia, non è più nessuno. Significa stare sempre qua dentro, anche quando non sei qua, sei fuori ma non capisci niente, perché i turni ti sballano completamente. Il ritmo sonno veglia, tutto quanto, l'alimentazione, insomma, sappiamo cosa significa il 18 turni. Tre vostri colleghi del turno quello successivo sono stati licenziati. Sì. E reintegrati. E non riconosciuti. Adesso non riconosciuti. Cioè, che è successo? Che mi dice questi tre colleghi? C'è tanta amarezza. C'è tanta amarezza. E niente, succede che dei colleghi hanno avuto purtroppo una sentenza del giudice del reintegro a lavorare. Purtroppo Marchionne o la Fiat ha deciso che non li fa entrare, c'è un ricorso in corso della giustizia e per il momento non li sta facendo. Comunque sono 16 anni sempre le stesse cose, non è che c'è. Assistiamo a queste cose qua da molto tempo. Come vedi il futuro? Nero, per me nero, veramente nero. Io ho detto meno male ci ho fatto solo un figlio, perché se ne avevo due o tre non lo so. Veramente brutto, anche per voi penso, se avete figli non lo so. In un futuro così non abbiamo prospettive, non abbiamo sicurezze, non abbiamo niente. Il futuro della Fiat purtroppo non è che lo possiamo prevedere. Marchionne sicuramente ha le sue idee chiare, col sindacato sta cercando di capire un po' se è possibile capire le strategie della Fiat. Questo è tutto. Ma Marchionne dice rinunciate un po' a questi diritti che ci avete, a fate più turni e avrete più lavoro. Vabbè, la situazione a Pomigliano c'è stata una situazione un po' particolare, ha dettato delle leggi al loro contratto e quindi si presume che possa espandere agli altri stabilimenti, però per il momento questo ancora non lo sappiamo. E come che cosa farete voi se vi fanno pure qui una proposta, fate 18 turni? E sicuramente ci sarà una lotta sindacale, qui abbiamo avuto un precedente di 21 giorni, pure 21 giorni di sciopero e non lo so adesso come andrà a finire. Per il momento sembra che siano tutti compatti, però poi alla fine vedremo gli eventi. E voi, cioè, comunque voi vi impegnerete in prima persona se c'è 6 minuti? Beh, certo, penso proprio di sì. E credo che vada attivato. Penso che dovremmo tutelare i diritti che sono stati acquisiti in passato. C'è un contratto e spero che si rispetti e non si cambia del tutto.
Sperando che lo Stato ci dia una mano, perché sembra che ultimamente è proprio assente. È assente al massimo. Com'è lavorare in una catena di montaggio? È dura. È dura, alienante. Non lo so, sembra una stupidaggine, anche se devi andare al bagno, tutta la fabbrica sa che sei andato al bagno. Cioè, è una stupidaggine. Poi il lavoro è continuo, è massacrante, aumentano le linee, vogliono sempre di più, senza mettere gente, e quindi non lo so. Forse loro pensano che abbiamo ancora 30 anni, 20 anni appena siamo entrati, non abbiamo più né 20 anni né 30 anni. Gli acciacchi si sentono. Fisicamente qualcuno inizia a cedere, me per prima, non ho più la salute di una volta. E sinceramente, non avendo neanche più la salute, sono molto preoccupata per il mio futuro. Perché dico, che faccio? Che io sono entrata qua che stavo bene, mi ritrovo dopo 16 anni che ho problemi seri di salute. Proprio perché tiro, alla fine io esco da qua, mi butto su un divano a casa e non vivo più. Io esco da qua che non cammino più. Che fai? Io fino al mese di luglio lavoravo in questo modo qua, che in 107 secondi noi facciamo 230 macchine a turno, quindi vuol dire più o meno in 107 secondi una persona doveva prendere semmai questi airbag laterali, sono due tipo salsicciotti, va, chiamiamoli così, dal cassone, doveva salire nella macchina, mettersi seduto con uno sgabellino, di solito ci davano, prendere la rivettatrice, posizionare i due gli airbag prima da una parte e poi dall'altra e mettergli questi rivetti per fissarlo, e poi prendere, mettere, vabbò, timbrare la delibera, perché è tipo un'autocertificazione. Che diciamo noi con questo timbro, dice tutto ok, l'ho fatto bene, e scendere dalla macchina e passare alla successiva. È stato come attraversare una lunga galleria, male illuminata. Ci avevano detto che la libera concorrenza avrebbe portato vantaggi per tutti, che il lavoro era una merce come le altre e ognuno avrebbe potuto raccoglierne i frutti. Ci spiegavano che i diritti acquisiti in decenni di lotte non ci servivano più, che ostacolavano lo sviluppo industriale e la competitività, che danneggiavano noi per primi.
ma dopo un po' nel buio. Gli occhi si abituano a vedere. Questa è la storia di Giovanni, di Antonio, di Marco, operai del sud, licenziati per aver posto limiti al proprio sfruttamento, licenziati in quanto sindacalisti, licenziati perché testimoni scomodi dell'esistenza di una classe sociale. Questa è la storia di una classe che continua a esistere e che dopo anni di sconfitte ricomincia a resistere. Stiamo facendo una marcia del lavoro, dei diritti, della democrazia, del perché la legge non è uguale per tutti, e quindi noi ci recheremo a Roma per chiedere giustizia. Ora stiamo andando a Foggia, allo stabilimento Sofim, dove fanno motori della Fiat, per la Fiat. Poi andremo domani a Cassino, stabilimento di Cassino, mercoledì a Pomigliano e giovedì ci recheremo a Roma sotto il Ministero della Giustizia per chiedere giustizia anche per noi, per vedere se è uguale per tutti realmente oppure solo per alcuni vale la logica di giustizia. Statuto dei lavoratori è un documento che garantisce la dignità sui posti di lavoro a carattere generale di tutti i lavoratori. Il loro intento è quello di annullare il sindacato sui posti di lavoro. L'abbiamo visto, hanno iniziato nel pubblico impiego, stanno iniziando in vetermeccanica, dopo toccherà ai tessili, toccherà ai chimici, toccherà a tutti. C'è anche un'azione intimidatoria che è stata messa in campo da parte delle altre organizzazioni sindacali che stanno avvicinando gli iscritti della FIO dicendogli che sulla base di quanto avvenuto anche a Melfi in futuro potrebbero addirittura ipotizzano dei papabili licenziamenti in questo stabilimento per gli iscritti, e logicamente nel contesto in cui viviamo, che è molto poco sindacalizzato, logicamente la gente ha paura. Oggi parecchia gente non uscita per paura, anche condividendo ma su questo non c'è ombra di dubbio che all'interno a Melf l'assemblea era un anno che non si facevano, veniamo qua e dicono la stessa cosa, la strategia aziendale è quella. Hanno detto al comitato centrale che in tutte le fabbriche metalmeccaniche le assemblee sono ferme a un'ora di assemblea, guarda la schiaffa. Quella congressuale, quella congressuale. Punto. Dile, oramai è una strategia. Parlo, sì, però non sta fanno fare fa caos. Però io ho detto buracino. Fallo come organizzazione. Contestualmente, attenzione. Si è incominciata tutta questa vicenda con la vicenda di Pomigliano. Quell'accordo tutti quanti, anche quelli che l'hanno sottoscritto, avevano detto che era specifico solamente per quel territorio. Era un territorio dove la delinquenza, la mafia, vi ricordate tutte le parole che hanno detto? Quindi avrebbero detto che non sarebbe stato esteso come modello contrattuale in tutte le fabbriche. Beh, io credo che così non è.
In questi giorni hanno firmato le deleghe al contratto, l'hanno disdettato il contratto nazionale. Quindi è una vera scusa quella che si è detto che sarebbe stato un accordo solo valido a Pomigliano. Noi avremo le conseguenze nel futuro, a partire da Melfi, ma poi anche alla Sevelo, dove siamo stati l'altro giorno, ci dicono la stessa cosa. Oramai siamo di fronte a un attacco spregiudicato della democrazia. Noi non diciamo altro che se quello è un accordo che loro stanno paventando come un accordo che sia buono, perché non lo vengono a dire nelle assemblee? Perché non vengono a illustrare quali sono i punti a vantaggio degli operai? La verità è che non c'è nessun punto a vantaggio degli operai e quindi è stato sfalsato quello che loro stanno facendo. Io vi chiedo di stare attenti in questa fase, perché nessuno è immune, nessuna realtà d'Italia è immune da quel piano e quindi bisogna prestare attenzione. Grazie a tutti i compagni. Tutte le aziende d'Italia oramai, con l'ingresso della precarietà, non fanno altro che selezionare i lavoratori prima attraverso le agenzie interinali e dopo un percorso di un paio di anni di agenzie interinali se le assumono con il contratto a termine. Un'ulteriore selezione di 2 o 3 anni. Poi alla fine quelli che si sono allineati oramai e hanno capito che la strada, la fabbrica, non è più la fabbrica di una volta ma è questa, la fabbrica dei lavoratori sottomessi alla decisione del padrone, li assumono. E una volta assunti, ecco la ciliegina sulla torta, fatto cadere il contratto nazionale, non c'è più neanche la garanzia del licenziamento solo per giusta causa. Un datore di lavoro ti può licenziare in qualsiasi momento, perché vogliono mano libera anche sui licenziamenti. Perché se uno mi dice che se un lavoratore aderisce a uno sciopero è sanzionabile anche con un licenziamento, è finito il sindacato, è finito non il sindacato, ma io dico che è finito il lavoratore in quanto soggetto che presta la sua manodopera in una fabbrica e oltre al salario poi vuole essere riconosciuti i suoi diritti. Perché questo attacco viene fuori adesso, in questo momento? Perché purtroppo l'Italia, l'Europa e il mondo sta vivendo una situazione di crisi generale e quindi c'è anche crisi di lavoro. Il lavoratore ha paura nelle fabbriche, ha paura di perdere il posto di lavoro perché sa che fuori è terra bruciata. Allora loro stanno approfittando della crisi per rimborrare un nuovo modello di relazioni sindacali all'interno delle fabbriche. Questo è il momento per loro. Allora i lavoratori debbono fare una nuova resistenza all'interno delle fabbriche e anche chi sta fuori dovrebbe cominciare a darsi una mossa. Ascoltate, qui non è in gioco il destino del sindacato, è di un solo sindacato, qui è in gioco il destino dei lavoratori, perché in fabbrica senza diritti si muore. La cancellazione dei diritti non sta portando il popolo italiano a nessun posto. Hanno incominciato con la scala mobile, con le favolette che togliendo la scala mobile, avremmo ottenuto più vantaggi, gli operai avrebbero avuto più vantaggi e questo non è stato. Poi si è partito con i contratti di formazione, che prima duravano 12 mesi, poi sono durati 24 mesi e non è bastato neppure quello. Poi ci sono stati dei contratti a 36 mesi, ma non è bastato neppure quello. Adesso hanno forme di flessibilità inaudite e non basta neppure questo. Cosa dobbiamo dare più? Il popolo italiano, i cittadini, i lavoratori, gli studenti, la scuola, cosa deve dare più? Lo Statuto dei lavoratori sancisce un diritto fondamentale che chiunque che va a lavorare in tutti i luoghi di lavoro, a partire dagli uffici, per le fabbriche, in qualsiasi posto di lavoro, ha il dovere di lavorare, ma ha dei diritti che i proprietari, i padroni devono rispettare.
che io sappia, in un mondo civile, se manca uno dei due principi, non si può più chiamare mondo civile o paese civile. Siamo quelli dell'Alfa Romeo, siamo quelli dell'autunno, che diciamo tutti uniti alla notte, non si fa più turno. Siamo quelli dell'Alfa Romeo, e diciamo agli ingegneri che la vostra programmazione ci sta proprio sui coglioni. Siamo quelli dell'Alfa Romeo, di lavoro non vogliamo morire, e diciamo ora basta, questo schifo dovrà finire. Siamo quelli dell'Alfa Romeo, e diciamo la direzione, nella lotta resisteremo un minuto più del padrone. E se queste rivendicazioni non accoglie la direzione, fermeremo la produzione fino a quando si vincerà. La 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 la. Quello che vogliamo farvi capire veramente con forza, che questo è un attacco a tutta la libertà e i diritti che c'è in Italia, cominciare dalle scuole, dalle fabbriche, da tutti i luoghi di lavoro, dagli uffici. Se non alziamo la testa è veramente la fine di tutto, della democrazia in Italia. Non a caso decidono, pur di non confrontarsi, di regalare le ore di assemblea ai padroni. Antonio! Allora bisogna stare attenti e combattere e contrastare. Il contratto nazionale è un bene di tutti, il contratto nazionale va difeso, va rafforzato. Siamo qui per dire a Fim e Wilm, prima di sottoscrivere qualsiasi accordo, prima di fare qualsiasi passo, di chiedere il mandato ai lavoratori, di non fare solo il referendum solo se lo chiede Fiat, di fare il referendum perché sui diritti dei lavoratori debbono essere e sulle condizioni debbono essere loro a incidere e a decidere. Ringraziando i compagni di Melfi che sono qua a testimoniare anche la loro avventura e a fare insieme a noi questa battaglia. Solidarietà ai lavoratori di Melfi, solidarietà ai valori della democrazia e dei diritti. Lavoratori, domani 2 ore di sciopero a fine turno. La situazione che si vive a Cassino è pressoché identica alle situazioni che si vivono negli altri stabilimenti Fiat. C'è grande preoccupazione per quello che sta avvenendo, c'è grande preoccupazione perché l'attacco al contratto nazionale non riguarda soltanto una realtà produttiva. Si capisce benissimo anche qua che l'attacco al contratto nazionale è l'elemento per applicare quanto Fiat sta tentando di applicare a Pomigliano, e quindi c'è grande attesa per gli sviluppi, c'è grande sensibilità, c'è anche la necessità, almeno ravvisata da molti, di avere qualcuno che sia in condizione di spiegare nelle assemblee cioè cosa sta realmente accadendo, perché questo, quello che sta accadendo inciderà fortemente sulle loro condizioni di vita e di lavoro, non solo per questi giorni, ma anche negli anni futuri. Prendendo a pretesto le violenze e i danni, la Fiat, prima ancora che il magistrato abbia potuto decidere se le accuse siano fondate o meno, si è eretta a giudice essa stessa e ha anticipato le condanne, sospendendo i denunciati dal lavoro e dal salario. I lavoratori della Fiat oggi chiedono anche che vengano riportati al lavoro immediatamente
immediatamente sospesi. Al lavoro, sospesi, al lavoro, sospesi, al lavoro, sospesi. Da questa assemblea dobbiamo uscire con una nuova rinnovata volontà, quella cioè di difendere e realizzare, far realizzare completamente le conquiste acquisite con il contratto, riaffermando il nostro impegno a respingere con ogni mezzo ogni azione repressiva, a qualsiasi livello essa tenda a realizzarsi, a livello aziendale, a livello politico e governativo anche. La classe operaia non smobilita ed è pronta anche subito a riprendere la lotta contro tutti coloro che cercheranno di limitare o circoscrivere le sue conquiste. Barozzino, La Morte e Pignatelli, che avete letto sicuramente sui giornali, in alcune assemblee, ad alcune assemblee è stato negato l'accesso, non è stato possibile farli parlare. Oggi noi li abbiamo invitati qui a Cosenza proprio per sentire dalla loro voce che cosa è successo quella notte in catena di montaggio. La parola a Giovanni Barozzino, che è delegato RSU della FIUM-CGIL, della Fiat di Melfi, il compagno licenziato e poi reintegrato dalla magistratura. Farvi capire cosa è successo quella sera. La Fiat decide di mettere in cassa integrazione, cioè 1700 lavoratori a turno, in cassa integrazione, quindi pagati dalla collettività. Nel frattempo, però, sempre in maniera unilaterale, ammazza della democrazia, decide di aumentare 150 vetture al giorno. 150 vetture al giorno, senza aggiungere un solo lavoratore sulla linea del mondo. Noi lo denunciamo perché un sindacato serio cosa fa? Chiede un tavolo per capire, uno, perché i lavoratori ci chiamano sulle linee che non riescono a svolgere la mansione che gli viene assegnata, l'altro perché quantomeno ci sembra anomalo che se da un lato tu chiedi la cassa integrazione, da un lato chiedi l'aumento di 150 vetture al giorno. Io invito chiunque a riflettere. Risposte naturalmente zero e cominciano gli scioperi. Noi abbiamo scioperato in un'officina dove c'erano 107 lavoratori. Su 107 lavoratori se ne sono usciti 65. Ecco perché era ferma la fabbrica. E qui i carrelli non possono partire perché funzionano da sequenziamento, cioè arrivano nel momento in cui la linea parte. Se la linea è ferma si bloccano i carrelli. Li bloccano stesso i preposti aziendali. Quindi ste barzellette qua le andassero a raccontare a qualcuno, perché noi sulla dignità non permettiamo a nessuno di potercela insegnare. Se si sono spinti tanto, la colpa non è loro, è nostra, di quelli che dicono che vogliono fare opposizioni, devono essere garanti di democrazia, di diritti, di dignità, ma queste cose non bisogna solo dirle, bisogna praticarle. Praticamente io voglio parlare semplicemente di quella piccola della fabbrica. Arriva il governo di destra, ovviamente non a favore dei lavoratori, sgravi fiscali alle imprese, agli imprenditori. Arriva il governo di... allora vogliamo il governo di sinistra, ovviamente. Il governo di sinistra non solo non toglie quello che ha fatto il governo di destra, sulla quale magari il governo di sinistra è impostato la tua campagna elettorale, ma ci toglie il PFR, ci vuole il welfare. E allora a questo punto... non è che gli operai, ci accusano gli operai di non votare la sinistra, gli operai invece si chiedono esattamente dov'è la sinistra, non riescono più a trovare questa sinistra. Noi sul posto di lavoro ci sentiamo proprio più abbandonati,
sia da sindacati sia dalla politica. E le fabbriche, chi ci lavora sa benissimo che noi siamo sottoposti a delle pressioni non indifferenti, perché essenzialmente una arrivata a un certo punto ci mette tutta la buona volontà, però poi non ce la fa, cioè diventa insopportabile il lavoro, proprio fisicamente uno non è possibile fare quello che ci chiedono. Ora, quello che è successo a noi potrebbe essere noi potremmo essere dei precursori a quello che potrebbe succedere se verrebbero introdotte delle modifiche allo statuto del lavoratore, o se verrebbe del tutto cancellato come vorrebbero fare gli industriali. Non mi va di essere trattato da schiavo, onestamente. Grazie per avermi ascoltato. Dalle organizzazioni sindacali di fronte agli scioperi attuati alla Fiat nei giorni scorsi, nella stessa giornata la Fiat ha annunciato che ritirerà le sospensioni. Gli operai di Torino ricevono la notizia del ritiro delle sospensioni nel Palazzo dello Sport durante il processo alla Fiat. Alcuni dei sospesi rientreranno fra 3 giorni, altri alla fine del mese. Io sono un operaio sospeso dell'Officina 82. Innanzitutto voglio ringraziare tutti voi, perché se io e tutti gli altri sospesi entriamo nella Fiat, non è perché la Fiat ci ha fatto la carità, ma perché siete stati voi a portarci dentro! Sono 13 anni che lavoro giù in Fiat, alla Sada di Melfi, quindi ne ho assunto a 21 anni, subito finito il contratto di formazione mi iscrissi alla FIOM e quindi dopo un anno entrai ad essere parte del direttivo della FIOM, quello regionale. Ho cambiato più reparti senza mai il mio consenso, ma già all'epoca io credo che fu un progetto mirato a reprimere l'attività sindacale di quelle persone che cercavano di condividerla con la maggior parte degli operai, quindi posso dire di aver girato tutti i reparti e tutti i turni che ci sono a Melfi. Allora eravamo tutti quanti ragazzi e giovani della Basilicata, eravamo pieni di speranza, eravamo entusiasti, però poi è passato un po' di tempo e quello che magari veniva descritto all'esterno della fabbrica, quella pubblicità che magari veniva data all'esterno, abbiamo preso una dura realtà che invece all'interno di quella fabbrica tutto quello che si pubblicizzava all'esterno poi non era così. Tutto quello che sta succedendo, no? Rispetto al mondo del lavoro, rispetto agli attacchi dei lavoratori, rispetto alla posizione della Fiat e di Marchionne sull'abolizione dei diritti dei lavoratori, viene da lontano, viene qualche anno fa, quando la Fiat decise di licenziarci e di buttarci fuori dalla fabbrica per avere terreno facile all'interno della fabbrica con alcuni movimenti di lavoratori che poi
316 furono trasferiti a Nola perché la Fiat li allontanò dalla fabbrica, da questa fabbrica, perché riteneva lavoratori, diciamo, pericolosi perché mettevano in atto iniziative di sciopero e di lotta fuori dei diritti dei lavoratori. Pomigliano si è consumata una delle parentesi, a mio avviso, più brutta, dove la Fiat ha detto: o accettate quello che io dico oppure io vado via. Beh, alla faccia, voglio dire, delle mediazioni. Non si è dato spazio a una contrattazione vera e non si è dato appunto la possibilità a tutti quanti di essere, diciamo, partecipi magari di proposte che sarebbero potute essere anche più efficaci. La Fiat non vuole pedine davanti a sé, vuole dettare legge su quello che è il mercato del lavoro, vuole portare condizioni di terzo mondo nelle fabbriche Fiat, vuole cancellare lo statuto dei lavoratori conquistato con anni di lotta. Ovviamente lo fa con i licenziamenti, con la rappresaglia, con gli spostamenti, i trasferimenti e in ultimo con diciamo i reparti confino, dove trasferisce lavoratori in dei reparti ghetto che bene o male all'interno della fabbrica si battono per i diritti. Questo è quello che vuole la Fiat, questo è quello che vogliono i padroni, questo è quello che vuole il capitale: sfruttamento totale nelle fabbriche, perché loro pensano di abbassare i costi con queste iniziative. Pensate che Angeletti, Bonanni non riescono neanche più a parlare alla festa dei loro amici. Ebbene, nella festa del PD Bonanni non è riuscito a parlare perché duramente contestato e tutto il mondo politico si è indignato. Ma noi a queste persone diciamo: cosa dobbiamo dire noi lavoratori che da 3 anni guadagniamo 750 euro al mese, che ci ricattano sul posto di lavoro e oggi ci tolgono il contratto nazionale? Beh, io penso che Bonanni è stato fortunato ad avere solamente un fumogeno e avere tanti fischi. Meritava ben altro, perché ci sta cancellando i diritti, ci sta cancellando la dignità. Ma allora io voglio dire: ma cosa si aspetta Bonanni dai lavoratori? Un applauso? Ma io non lo so, cosa si aspetta se non solamente fischi? Chi svende i diritti questo merita, chi semina vento raccoglie tempesta. Allora immaginate cosa vuol dire lavorare 7 ore e mezzo continuative, saturata a 1 minuto e 5, e quindi avere un beverino a 2 metri di distanza e semmai non poterlo raggiungere neanche per bere, e poi alla fine un capo nell'ultima mezz'ora ti può chiamare, ti può fare la comandata per non andare a mangiare e dire: devi rimanere questa mezz'ora. Cioè, di questo stiamo parlando. Di gente che viene qui dalle distanze. Qui ci sono state assunzioni su base regionale nel 70, sono state assunzioni su base regionale, gente che si alza alle 3:30 del mattino e viene qua per stare alle 5:30, entra in fabbrica, si fa le sue 7 ore e mezza e poi dopo 12 ore, 13 ore sveglio, l'azienda può comandarlo obbligatoriamente a rispettare, a non andare a mangiare per lavorare. Di questo stiamo parlando. Le parole del ministro Tremonti sono state chiare: per un paese come l'Italia investire sulla sicurezza è un lusso. Dette da un ministro, questa è una cosa vergognosa, mentre avvengono quotidianamente morti sul lavoro. Muoiono dati alla mano 6 operai al giorno. Perché è l'inibizione che lo porta. Una persona che ha 30 anni di stabilimento non entra in un silos che non ha subito una bonifica reale. Ti dice: tu bello, tu non entri, ma che stai dicendo? Uno che c'ha un contratto atipico, uno che c'ha un contratto particolare, è normale che accetta. Beh, una persona che ha 3 figli, tipo me, monoreddita, cioè lavora, fa quello che ha un contratto atipico, è ricattabile. E quindi quello non dichiara gli infortuni, non dichiara niente, ha paura pure dell'ombra sua. Thank you.
Allora, qui bene che vada, facciamo 4 giorni a settimana. Però ci chiariamo, qua si fanno due vetture, la 147 e la 159. La 159 riesce ad occupare ancora per 2-3 giorni i lavoratori. La 147 è una macchina che ormai non viene più prodotta, quindi i circa 2000 lavoratori della 147 da oggi, da luglio, non vengono più chiamati a lavorare. Quindi praticamente non sappiamo come andrà a finire. Compagni di Pomigliano, fatemi sentire! Alzate la voce! Alzate la testa contro Marcello e il suo piano fascista! I compagni di Merfi sono stati presi a pagare le conseguenze di questo piano! In questo momento tutti sanno qual è il problema. C'è stato un referendum, dopo quel referendum ovviamente Fiat non è stata contenta del risultato, ha messo in piedi, diciamo, quella che era il piano C, la nuova società, la Newco, che poi è stata costituita, è stata presentata il giorno 19 a Torino, all'ufficio delle imprese, dove non so dove fanno le registrazioni. E ovviamente con questa pratica Fiat cerca ovviamente di sovvertire tutte le regole del gioco. E la repressione, diciamo, che in questo momento è in atto in questa azienda non ha precedenti, perché i lavoratori ovviamente sono presi oltre dalla cassa integrazione, in questo momento però c'è un terrorismo politico e sindacale, perché soprattutto gli iscritti alla FIOM sono minacciati continuatamente, sia per quanto riguarda la loro iscrizione e la loro appartenenza, sia per quanto riguarda probabilmente il loro voto che hanno espresso, perché ovviamente Fiat non può individuare singolarmente i lavoratori, però sta cercando ovviamente di capire chi erano i contrari. Detto questo, ovviamente tutti sappiamo la questione che Marchionne ha posto, la questione del contratto, che ovviamente questa qua va oltre ogni regola, va contro ogni regola per quanto riguarda la democrazia e la Costituzione italiana, e questo è chiaro che comunque mette ancora più in difficoltà sia i lavoratori sia lo stesso sindacato. Diamogli la nostra solidarietà! Io penso che le risposte ai lavoratori noi le daremo comunque, anche organizzando referendum, perché il voto dei lavoratori per noi resta vincolante, è un, diciamo, è il sale della democrazia il voto dei lavoratori, perché è con il parere dei lavoratori che si decide se fare o non fare questo accordo, con o senza il parere di Marconi. Senti, la fine del viaggio è tornare al lavoro, qual è la fine, insomma, quando finirà veramente questo vostro viaggio? Noi ci fermeremo solamente quando saremo riammessi sulla postazione di lavoro, non chiediamo altro, la sentenza è stata chiara e quindi non ci fermeremo. Nella storia sono state molte le vicende che, diciamo, hanno anche indebolito, diciamo, i lavoratori e quindi i diritti dei lavoratori. Io ricordo anche quando si parlava così a spada tratta di concertazione, ahimè dobbiamo prendere consapevolezza che quella concertazione, con tutti i suoi punti e i valori che in quel momento magari potevano sembrare accettabili, siamo arrivati al punto che siamo rimasti a concertare solamente posti di lavoro. Siamo di fronte a un dramma che il sindacato debba concertare la svendita dei diritti. Beh, io sostanzialmente credo che bisogna cambiare pagina. A Marcione, alla Fiat, al governo, tutti a Roma! In questi 20 anni, 25 anni di concertazione abbiamo perso solamente i diritti. O non siamo stati bravi a concertare, o abbiamo sbagliato a credere che la concertazione potesse essere il trampolino per le conquiste sociali in questo paese. Licenziati! Reintegrati! Il senso della nostra presenza qui a Pomigliano è quella che ci ha visto attraversare tutti gli stabilimenti, quindi, della Fiat d'Italia, e sostanzialmente vogliamo portare la nostra esperienza. Non vogliamo dire che gli operai di Pomigliano sono soli, ma anzi, io credo che da Pomigliano bisogna ripartire per una vertenza che sia più ampia e quindi che tenga tutti gli stabilimenti italiani uniti nel ripartire su una trattativa vera che coinvolga tutti.
Io penso che siamo tutti precari, siamo tutti palestinesi, siamo tutti africani, perché ovviamente qua c'è una divisione, si è creata in Italia, tra le famiglie che hanno i miliardi e sono arcimiliardari. Oggi il ceto medio non c'è più, siamo tutti poveri. Oggi non si può dire che il professore di scuola sia un borghese, non lo possiamo dire. Io penso che un professore di scuola è come l'operaio della Fiat, prende lo stesso stipendio, è tartassato in altri ambiti, ma anche lui, come il pubblico impiego. Cioè io penso, perché questa disuguaglianza, questo fatto di disunire le lotte e farsi ognuno la propria vertenza? Cioè, c'è possibilità che in Italia ci sia qualcuno che comincia a ragionare sulla questione dell'unità delle vertenze e di andare all'attacco forte su questo fatto qua? Noi non possiamo subire più, noi bisogna che i lavoratori, bisogna dare un messaggio ai lavoratori, bisogna essere incisivi, basta i piagnistei. Il padrone ci ha attaccato, ha dichiarato guerra, noi dobbiamo accettare la guerra. È una guerra che si combatte su tutti i fronti, giorno dopo giorno. Le parole sono armi. Distorcere il loro significato, un'efficace strategia. Lo sciopero diventa sabotaggio. La fatica scompare e i lavoratori sono ridotti a risorse umane. Il lancio di un paio di uova viene spacciato come un attentato alla democrazia. La realtà viene quindi nascosta dalla morbosa rappresentazione della cronaca nera e delle abitudini sessuali della classe dirigente. Ma negarlo è inutile. Il conflitto di classe esiste. Tichy, Polonia, 13 giugno 2010. Quando trasferirono la produzione qui in Polonia, ci dissero che se avessimo lavorato durissimo e superato tutti i limiti di produzione, avremmo mantenuto il nostro posto di lavoro e ne avrebbero creati degli altri. E a Tichy lo abbiamo fatto. La fabbrica oggi è la più grande e produttiva d'Europa. A un certo punto, verso la fine dell'anno scorso, è iniziata a girare la voce che la Fiat aveva intenzione di spostare la produzione di nuovo in Italia. Adesso stanno chiedendo ai lavoratori italiani di accettare condizioni peggiori, come fanno ogni volta. A chi lavora per loro fanno capire che se non accettano di lavorare come schiavi, qualcun altro è disposto a farlo al posto loro. Tutto questo non può durare a lungo. Per noi non c'è altro da fare che smettere di inginocchiarci e iniziare a combattere. Dividere un attimo. Questa nostra iniziativa che avviene dopo una 5 giorni di marcia per i diritti che Giovanni, Antonio e Marco hanno fatto e dopo di me loro diranno con precisione, non si ferma qui, perché come noto, come FIOM abbiamo indetto per il 16 di ottobre una grande manifestazione proprio a Roma che è rivolta a tutti i metalmeccanici ma anche a tutti i lavoratori italiani e a tutte le forze sociali e all'opinione pubblica che pensano che la democrazia, i diritti
siano una cosa importante, soprattutto che il lavoro deve tornare ad avere una sua centralità e, come abbiamo tentato di dire con uno slogan non so quanto efficace, ma per noi il lavoro è un bene comune ed è un elemento di interesse generale. Abbiamo preso atto che dai posti di lavoro che noi abbiamo toccato stanno emergendo una solidarietà senza precedenti. È su questa solidarietà che bisogna costruire, la dico così, il futuro della classe operaia in Italia. L'appello a tutti che possano partecipare alla manifestazione del 16 qui a Roma, perché non è solamente una questione della FIOM, qui non è in discussione un gioco di potere tra diversi sindacati, qua c'è in gioco il futuro degli operai in Italia. Delocalizzazione al contrario, porta la produzione dalla Polonia, dove si lavora benissimo, anche io ho un'azienda in Polonia, e la riporta in Italia, Pomigliano d'Arco, che non è un posto, come dire, carinissimo, un posto difficilissimo dove lavorare, la riporta lì. E che cosa chiede il cambio? Chiede che se fa un contratto con i sindacati, se dice dobbiamo lavorare 21 turni, dobbiamo raggiungere una certa produzione, dobbiamo raggiungere un certo livello di produttività, chiede semplicemente che in cambio dall'altra parte i lavoratori rispettino questo. Allora questo è attentare ai diritti, questo è sacrosanto. La crisi che c'è pesantissima viene utilizzata per determinare quali saranno le condizioni nel lavoro quando la crisi non ci sarà più. Ed è evidente che la precarietà non è semplicemente il fatto che hanno fatto delle leggi brutte e ci sono tanti rapporti di lavoro. Ma se uno ci ragiona, la precarietà e i bassi salari sono state una delle condizioni per determinare il tipo di sviluppo che c'è stato e che oggi sostanzialmente è là di prima. Del posto fisso è un ritorno al passato non possibile, che peraltro in questo paese ha creato problemi, ha creato un aumento di disoccupazione, ha creato l'aumento del sommerso per esempio nel mezzogiorno e ha creato per esempio questa logica dell'assenteismo, dei fanulloni tanto deprecato. Le imprese e il governo per poter cambiare nel nostro paese il sistema contrattuale di relazioni che esiste tra le imprese e il lavoro agiscono su due elementi: impedire il diritto di sciopero, impedire il diritto di poter collettivamente contrattare la propria condizione, e tutto questo lo fanno autoritariamente. La conflittualità fa male a tutti, io penso che questi siano momenti in cui il conflitto di classe proprio lo dobbiamo dimenticare, questo è un momento ancora più che nel passato dove le sorti dell'imprenditore, dell'impresa e le sorti dei lavoratori sono unite, o noi riusciamo a vincere la competizione allora ci sarà lavoro, più salario per i nostri collaboratori, o se noi perdiamo la sfida non siamo in grado di stare sul mercato internazionale e perdiamo tutti. Troviamo in piazza la sfida che hanno lanciato Antonio, Giovanni e Marco. La prova di dignità rappresentata dal voto di Pomigliano. La rabbia e l'inconformità di centinaia di migliaia di sfruttati, operai, precari, disoccupati e cassintegrati, studenti e immigrati. La ribellione, dopo anni di silenzio, esplode, come conseguenza di condizioni intollerabili.
Non ne possiamo più. Noi siamo pronti ad agire e non abbiamo paura di niente. Non ci fermerà niente. Sappiamo che inizia a prendere forma la nostra coscienza di classe e oggi è solo il primo atto per la costruzione di un movimento operaio che sappia contrattare quando le condizioni lo permettono, ma ancora di più sappia dire no attraverso il conflitto quando queste condizioni vengono meno. Ci scontreremo contro le repressioni, le denunce, i licenziamenti, ma anche contro chi ci dirà che non è il momento, che bisogna essere ragionevoli, che in fondo esistono condizioni accettabili di sfruttamento e schiavitù. Ma in ogni caso, non cederemo. Sui diritti non si può trattare! Sciopero, sciopero, generale! Diciamo a chiare lettere che non piegheremo la testa! Bisogna unire tutte le forze e respingere questo piano vergognoso che Marchionne vuole mettere in atto. Non permetteremo che neanche un lavoratore venga usato contro un altro, né a livello nazionale né a livello europeo. Sciopero, da domani sciopero, nessuno